Ho spento il fornello del gas a casa. Bene, allora spiegatemi come mai siete qua. Allora, dove praticamente io ho questa mania di contare le mattonelle quando sono a lavoro, le fughe, devo contare qualsiasi cosa, le cose sistemate devo contarle. L'altro giorno sono corso giù in garage per vedere se era chiuso, se stava chiuso, l'ho richiuso, riaperto 20.000 volte perché non ero sicuro. Sta diventando una cosa invivibile. L'altro giorno siamo andati da amici e ho dovuto scappare via perché pensava di aver dimenticato il gas e il garage aperto, e non riesce più a stare tranquillo, a vivere tranquillamente, e è un'ansia che trasmette anche a me. Non riusciamo più ad avere una vita di coppia tranquilla. Ogni volta esce fuori un problema, un'ansia, un dubbio, una preoccupazione. Non c'è più una routine sana e normale. Dottor Varotto, il protagonista di oggi si è comportato in modo strano. Potrebbe spiegarci cosa gli è successo? Certo, allora, Alfredo, il protagonista di oggi, soffre di un disturbo psicologico particolare che si chiama disturbo ossessivo compulsivo. Come avete visto, doveva compiere delle azioni ripetute, dei rituali che appunto, se non venivano eseguiti, provocavano un aumento della tensione e dell'ansia in questo paziente. Capisco, ma potrebbe spiegarci meglio da dove deriva il termine ossessivo compulsivo? Esattamente da quello che abbiamo descritto prima. Ovvero, nella mente di questi pazienti arriva ad un certo punto, in maniera completamente inaspettata, un'idea fissa, appunto un'ossessione. Nel caso di Alfredo, l'idea di non aver chiuso la porta del garage. Anche se questo paziente sa benissimo che ha chiuso la porta del garage, deve compiere l'azione di andare a controllare, che viene definita appunto compulsione, per limitare il livello d'ansia che quest'idea produce nella sua mente.